Leggiamo le pratiche. Oggi, a parte chi ha già impegni, se potete un po' stare, perché tutto questo rapporto con il governo a partire dal decreto è molto complicato, bisogna vedere un po' con attenzione. Forza. Vada. Allora, ci abbiamo pensato a finirci questa riservata, ormai è tardi. Andiamo. Allora, 18 del vicepresidente, rilascio dell'accreditamento. La delega? Dopo una delega? No, bollaggio. Rilascio dell'accreditamento istituzionale alla Via Immacolata e 19 del nome dell'accreditamento del studio radiologico. Per il numero 20, approvazione dello schema di accordo tra Regione e Liguria, provveditorato regionale, centro minorile, sulle linee di rischio per la prevenzione del rischio autolesivo suicidario. Numero 20. I due dell'assessore Barbagallo ha delegato lei, assessore Barbagallo. Tra Credi e Regione Liguria per la concessione dell'accreditamento al laboratorio regionale della riserva di produzione. Numero 23, assessore Garlangeli, articolo 16,4, legge 24. 24, approvazione del nuovo schema di convenzione tra agenzia regionale per la promozione turistica in Liguria e il Touring Club per l'utilizzo di esclusione del marchio. Va bene, va bene. Cosa succede? No, c'è una clausola. Qual è? Qual è? La 24. Bandiera arancione. È urgente? No, la possiamo rinviare. Siamo il 9, dai. Rinviata. Numero 25, legge regionale 15/2008, incentivi alle piccole e medie imprese per la qualificazione e lo sviluppo dell'offerta di lavoro e impegno. Numero 26, Boitano, riprogrammazione fare SC 2013, progetto a te, nuove strutture scolastiche, allevamento, strutture scolastiche. Dici un po', dici un po'. Ci sono alcuni interventi che hanno parlato una volta, vengono deliberati oggi, su alcune strutture scolastiche, per €1.300.000 circa, di Aveni, Bargaglio, Borgionasca, Civetta, Genova, Clerici, Serinauto, Vopia e provincia della Spezia. Sono interventi come parte programmazione del PAS. Bene, bene, bene. Questo corrisponde al secondo obiettivo, quello di cercare di salire, no? Oltre che di rendicontare. Bene. No, poi l'ho messo, ma poi. No, è rimasta fuori dalla riprogrammazione. Ci cioè, siamo dimenticata? Non abbiamo capito dove si è persa per strada, comunque. Vabbè, scusate, già che siamo qui allora, è la seconda cosa che nella prossima va messa, non a venire a capire anche te. Ma adesso qui è un problema diverso. Comunque, una io a tallo. Sì. Io a tallo. Una cosa che fai quella o non si apre un ambulatorio da 15 milioni di euro. E l'altra è questa. Io direi che incarichiamo Ivan di fare da. Riusciamo a metterlo sul 713? Sì, però più avanti. Sì. Non possiamo recuperare anche Casella. Per me. Il discorso è stato abbandonato. Io ragazzi, l'ho detto 7 volte, poi sai, all'ottavo mi stufo. Allora riprendiamo. 2000-2006? Beh, lì siamo un po' fermi sulla questione Renzo Piano, se vogliamo essere onesti. Oppure scusate, teniamo da parte le risorse per l'operazione Renzo Piano, se il comune la vuol fare la fa, però scusate, ma abbiamo dato però già una destinazione ad altre risorse, eh? Non è che non c'è un elenco. Però tra voi ci siamo fatti venire i capelli dritti, visto che ci siamo fatti venire. Non è fatto venire i capelli dritti, ma c'è la giunta che lo dico. Però scusate, noi le risorse 0006, non so perché poi non facciamo mai gli atti, diciamo, ma le abbiamo già allocate. Vi seguito un attimo?
No. Cioè, politicamente riallocati, manca un atto conclusivo. Permesso che lì siamo i primi d'Italia, come dici tu, quindi non è che abbiamo. Allora, se noi adesso cambiamo destinazione d'uso a quelle risorse, o rinunciamo a quelle opere lì, o quelle opere lì bisogna metterle nel 713, non è che cambia molto. Renzo, vabbè, ma adesso. Bilancio no, lo dico prima che poi si venga il bilancio. Dai, ragazzi, su, adesso noi ti invitiamo volentieri, ma adesso fermati. Ascoltami, adesso Renzo, fai una riunione tu, in cui riattiviamo. Riattiviamo la cosa 0006. Casomai teniamo a stand by le risorse per Genova. No? Perché adesso io non vorrei ancora far saltare noi la cosa di piano perché non confermiamo le risorse. È un po' come gli eserciti. Oppure di al comune, se è pronto, andiamo avanti. Se non è pronto il comune, tieni stand by quelle e delibere le altre. Poi che siano quelle vecchie o quelle nuove, diciamo, lo vedi tu. Teniamo presente che da quando abbiamo riprogrammato, che il CIP ancora non si sa quando è vero. Entro questa settimana tutte le nuove tour, la fontana, tutte l'istruttoria e manda il CIP, quando ci sarà il CIP. Da quando abbiamo riprogrammato il FAS è emerso una cosa che purtroppo dovevamo affrontare prima. Io non è che non lo sapessi, questa cosa di aiutarlo, è che avevo chiesto a voi di verificare due ipotesi. No, poi però nessuno mi ha mai detto che un'ipotesi non poteva andare, quindi siamo rimasti un po' appesi. Comunque, siccome è un investimento da 15 milioni che si blocca per 300 mila euro, non c'è verso. Non è che... E l'altra cosa che ci siamo persi per strada è Savignone, mettiamola a posto e se ce ne sono delle altre, poi piano piano lo faremo. C'è Casella che sta insorgendo, ma lui dovrebbe andare. Va bene, Casella è dentro. Stand by me dentro. No, ma perché Casella era pure congelati, perché Casella dice che dovremmo fare noi la. Vabbè, ma stai serena. Vabbè, non mi sembra. Vabbè, allora stai serena. Fai un hashtag. Posso fare una domanda? Sì. Magari dico una fesseria, ma siete abituati. No, vedendo questo elenco qua, Giovanni, sono cose che erano nel FAS 713, certo. Quello che abbiamo riprogrammato. Certo. C'è un'urgenza, io non so, forse non sei anche in grado di aggiungerla a questa delibera, ma c'è l'urgenza di quei 160 mila euro per l'alberghiero di Spezia. Provincia, provincia di Imperi. Provincia di Renzo, ti affidiamo un po' il compito di fare una provincia di Imperi, perché le superiori sono chiamato in altro modo. No, io non ho letto le cifre, guardavo la testa. Mi rendo conto che non ti posso chiedere. Terrorizzata da queste riprogrammazioni. Ma questa qui non è la delibera di oggi, non è una riprogrammazione. L'altra cosa va fatta, Alberta, va fatta, la deciderò e la farò. Perché sul bilancio i soldi non ci sono, sui fondi FES non li posso mettere, non ci stanno, 15 milioni di investimento in sanità si bloccano per 300 mila euro, ci vado io e ti assicuro che la faccio. Cosa devo dirti? Ve l'ho chiesto per, sarà due anni che ve lo chiedo, ma non è colpa tua, però sono due anni che ve lo chiedo di fare queste cose, non lo so fatto, la farò io alla fine. Lo devo fare. Sì, ma fermati, ci fai perdere solo del tempo. Scusa la brutalità, questa cosa qui si farà così. Non c'è niente da fare. Me ne occuperò personalmente col ministro, con Delia. Non c'ho altro modo. Lui mi dice che non si può. Lei mi dice che non si può. E cosa devo fare? Non è colpa tua, eh? Però io questa cosa qui la pongo in gioco da tempo immemorabile. Nessuno l'ha risolta. Cosa devo fare? Cioè finisce, un passo della salute non si può aprire, non so se mi rendete conto. Io quante volte ve l'ho chiesta questa cosa qui? Due anni?
Non ce l'ho con te, sia chiaro. Lo so, infatti dico, proviamo con voi a 2007. Ma l'ho già dato l'incarico a Guccinelli, non hai capito o no? Ho già incaricato Guccinelli. Per provare nel 2006, devi togliere le altre cose, no? C'è dubbio. Ma intanto non abbiamo soldi, due nata nel progetto. Sì, ma queste cose qui, o le togli definitivamente, me va bene, o poi ti ritorneranno, no? Ma non è un problema, allora io... Perché vado al tavolo di sottotitoli, oh, signore, dopo 3 minuti, non devo andare a... Faccio la riunione io, dai. Fatte le accise, fatti, io non lo so. Adesso faccio la riunione 2000-2006. Fatte le accise. Va benissimo, ma poi io per fare strada, in ogni caso devo fare strada. La vediamo, dai. Ragazzi, la vediamo, questa cosa deve risolvere, no? Cioè, chiunque abbia un po' di borsa sa che lo deve risolvere. Ma è stato chiaro, basta. Cosa fare? In un modo o nell'altro va di due. È falso, perché? Cioè, c'è un'opera che trovando è finita e non si può aprire, e non so. Cerchiamo di risolvere. Ho affidato un incarico a un assessore, punto. Che sentirà tutti i vari colleghi, no? Briano, Montaldo... Tutti quelli che deve sentire la risolvia per forza. Okay. Non l'ho dato, l'ha risolta. Io l'ho chiesto tante volte, poi non è ancora venuto e adesso grido un è po'. È stato, no? Tanto chiaro, come dice Vesco, ho capito anch'io. Ma uno che è nato nel 7 aprile capisce sempre il volo. No, dice che ho capito anch'io. Cioè, ah, tu. Chiara che l'ho capita anch'io. Dai ragazzi, dai. Allora, 26 approvato. Allora, 27 comunque, resta il fatto che Iva fa un raccoglie un po' le emergenze che tutti i giorni ci sono e poi insieme a Renzo vedrà come risolvere. Va bene, dai. Dai, via. 27 assessore Briano, legge 38 del 98, norme tecniche via, progetto definitivo per realizzazione in piazza di idroelettrico sul torrente Terre sul Rio dell'Uomo Morto in comune di Varazzo e Savona, pronuncia di inammissibilità. Cito il motivo, così lo sappiamo. Renata, cito il motivo, così lo sappiamo. Allora, sono motivi di tipo, abbiamo chiesto nella conferenza dei servizi parere alla provincia, sono proprio problemi di dissesto idrogeologico, nel senso che dove poggiano le fondamenta ci sono frane attive. Vabbè. E poi ci sono sempre problemi del piano di bacino. Ok, andiamo avanti. Numero 28, professore Cascino, comune di Stella, Savona, conferenza dei servizi per costruzione di un capanno agricolo in frazione di 60 giustizia. Variante PRG e comportante modifiche in itinere al progetto preliminare di FUC. Questo lo facciamo fare? Parere positivo. 450 metri quadrati di capannone è un'azienda agricola. Numero 29, parere, sensi dell'articolo 39, legge, comma 1, legge 3697, relativo al progetto preliminare del piano urbanistico comunale del comune di San Lorenzo al Mare, Imperia. Sì, gli diamo le indicazioni per fare delle modifiche. La sindaco... diciamo concludente, diciamo così, di San Lorenzo al Mare mi ha scritto una lettera che posso girato, molto amareggiata, insomma. Lo so, però vabbè. Sono segnalo. Indicazioni, sì, l'ho letta anch'io, sono indicazioni segnalo. Del comitato tecnico, devono, cosa, devono essere conforme al piano paesistico. No, siccome l'ho conosciuta come un amministratore molto capace, molto... vabbè, dai. Però insomma, fanno queste modifiche che gli chiediamo e possono andare avanti. Ok. Numero 30, assessore Cascino, assessore Boitano, comune di Salerno Imperia, approvazione di variante di PRG con sicuramente la disciplina urbanistica dell'inter residenziale sociale, ERS, e la modifica dell'articolo 27 del PRG. Va bene, c'è il momento PRG. 32, assessore Rossetti, dichiarazione di regolarità del conto della gestione di cassa per l'esercizio 2013, reso dal tesoriere regionale, i termini dell'articolo 35 del capitolato per la gestione di servizi di tesoreria regionale. Numero 33, assessore Rossetti Briano, deliberazione numero 2 in data 17 marzo 2014 del consorzio. 32 cos'è? Dichiarazione di regolarità contro la gestione di cassa. 31, voglio dire 31. Ah no, riservata. 33 di deliberazione del consorzio di bonifica e irrigazione del canale Lunense concedente il bilancio economico di previsione per l'esercizio 2014. Va bene, no, approfitto per dire a Renata, penso, no?
io sono stato lì, adesso mi chiedo insistentemente un incontro, ma io direi fallo tu. Ho portato l'argomento in giunta l'altra volta che dovevamo poi parlarne, sì, ma poi l'incontro fallo io, tu, sì, ma anche Renzo anche a me. Tu o diciamo gli assessori più magari interessanti. Adesso ragioniamo sull'argomento carcerario. Cioè il problema è che adesso quella cosa lì è legata anche al tema delle competenze delle province, quindi possiamo discutere. La volevo dire che ho visto oggi l'elenco delle richieste di incontri, io ne potrò fare il 10%, vi chiederò in molti casi, non so, domani faccio questo lavoro con Michele, non so, posso fare. Va bene. Allora, ci sono le deliberazioni fuori sacco. Fuori sacco. Allora, concessione del patrocinio e uso dell'auto della regione, provato, ad iniziative varie. Tutta roba tranquilla, devo immaginare se non l'avete detto. Assessore Rossetti, presa d'atto sul passaggio di titolarità di percorsi di qualifica triennale in capo agli Alli Liguria, eccetto formazione Miretti ed altri soggetti attuatori subentranti. Fa sempre parte del mantenimento delle attività malgrado il fallimento, la liquidazione delle imprese. Assessore Rossetti, concessione terreni per pascolamento in località, anche assessore Barbagallo. Concessione terreni per pascolamento in località Pavaglione all'interno della foresta regionale del Tindienta, articolo 47, legge regionale 2 del 2012, favore della società cooperativa Valle Sicura. Va bene, volevo chiedere una cosa già che siamo qui, che mi è venuto in mente. Mi ha scritto l'assessore che è andata bene quel bando della foresta regionale. Sì? 16 domani. Ma lo date a diversi pezzi, no? Sì. Non a uno solo. No. Solo uno dei vari siti messi a bando non ha ricevuto le domande. Poi le domande sono sparpagliate in modo anche omogeneo. Quindi era molto bene. Avete capito, no? È quella cosa delle foreste. Quando poi abbiamo i vincitori, magari, tra virgolette, presentiamoli un po', facciamoli un po' conoscere, cerchiamo di... No, ma facciamo una cosa, un minimo di... Magari saranno 10 posti di lavoro, ma sono 10 posti di lavoro, poi il territorio salvaguardato, eccetera. Via! Allora, esami, assessore Rossetti, esami di qualifica triennale di tecnico di istruzione e formazione professionale, quarto anno formativo 2013-2014, disposizioni inerenti le date di esame della disciplina generale. Allora, assessore Rossetti, integrazione e deliberazione 42-2014, schema degli elementi finanziari. Un'integrazione alle tabelle, alle schede che facciamo compilare sui disegni di legge, poi inseriamo anche tutta una scheda finanziaria. Diciamo che le libere natura tecnica, sì, se capisco. Sì, va bene, è tutto chiaro, basta. Poi, assessori Vesco e Rossetti. Approvazione dello schema di convenzione col Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per la realizzazione in Liguria del programma operativo nazionale per l'attuazione dell'iniziativa europea per l'occupazione dei giovani. Sì, questa è l'attuazione della garanzia giovani. Abbiamo... Ecco, garanzia giovani. Avete letto quell'articolo su Repubblica? Su quella sera, sì, mi sono sbagliato. Ho letto domenica, non so, domenica. In cui Poletti è un po', come dire, polemico con la regione. Ma è stato interpretato male, c'è stato anche un articolo che ha fatto direttamente lui con lo stesso, che le regioni aderiscono tutte. Noi siamo, c'è stato un po' come un'accelerata che ha comportato tutta una serie di passaggi di concertazione che noi abbiamo completato con Pippa, c'è anche il Moreno. Ieri pomeriggio, nell'ultima seduta della commissione di concertazione, dove sono presentate tutte le parti sociali della nostra regione, proprio perché insomma, dal primo di maggio questo progetto è nella piena attuazione.
qualche difficoltà poi da parte un po' di tutti a dare rilievo. Infatti oggi ne portiamo fuori libera perché dobbiamo rapidamente firmare la convenzione per metterci nei tempi che il Ministero ci chiede. Poi su tutte le azioni, io credo che ora abbiamo sviluppate ieri, stiamo preparando delle, anche delle schede illustrative, magari la prossima giunta ve ne diamo copia a tutti e magari lo possiamo anche presentare alla stampa, perché sono 9 azioni che vengono messe in atto e devo dire che sono molto significative, peraltro sono anche con un gradimento da parte di tutti gli interlocutori che l'abbiamo costruita, quindi magari se vogliamo fare una comunicazione adeguata ne facciamo stampare un po' di copia, la distribuiamo a tutti e la spieghiamo nel dettaglio. Io vorrei, poi magari lo facciamo anche dopo quando parliamo dei rapporti col governo, vorrei chiamare l'attenzione su questa roba qui, perché è una roba che metterà in moto, se non un'aspettativa, sì, un po' di aspettativa, perché loro vogliono chiamare 900.000 giovani. Dicono così. Sì, sì, no, io la mia preoccupazione è sempre una preoccupazione diffusa, insomma, è che questo messaggio comunicativo che ha messo in atto il governo non sia troppo, non crei troppo aspettativa. Sì, ma non vorrei che lo schema fosse, noi abbiamo messo in moto una speranza, le regioni l'hanno affossata, no? No, ma noi siamo nelle condizioni, anche perché nella stragrande maggioranza, la quasi totalità delle azioni che mettono in campo loro, non le abbiamo comunemente all'interno del nostro centro. Allora, la voglio dire meglio, scusate un momento. Se non c'è lavoro, non c'è canale, diciamo, che tenga, no? C'è lavoro. Però è chiaro che quando un governo mette in moto un'operazione in cui dice chiama 900.000 giovani, il che vuol dire mediamente 30.000 liguri, se per questi 30.000 qui poi non succede niente, o per quei 900 non succede niente, però noi calcoliamo che potenzialmente potrebbero essercene 25.000 liguri. Il che è naturale, perché noi saremo un po' sotto media rispetto alla disoccupazione. L'importante è dire in streaming che la misura nasce con la speranza di avere dei posti di lavoro acquisiti, ma nasce per rimettere in gioco la capacità progettuale delle persone, di chi lavora con le persone, perché si affaccina al mercato del lavoro. Perché l'aspettativa che rischiamo è che una persona si iscrive, poi fa un tirocinio e poi dice vabbè, ma non ho trovato lavoro. Purtroppo gli strumenti di collocazione delle politiche attive del lavoro facilitano. Certo è che se noi mettiamo tanta gente dentro le aziende è più facile che le aziende si convincano anche ad assumere, però dobbiamo fare attenzione, perché la misura non sviluppa posti, consente di matchare meglio tra domande e offerte. Quindi noi siamo preoccupati di una, come dire, appunto, e secondo me è già così, azione comunicativa del tipo abbiamo chiamato 900.000, poi quanti posti di lavoro si sono creati. Le politiche attive del lavoro aiutano a trovare lavoro, ma il lavoro lo creano le aziende, le imprese, il mercato, eccetera. Quindi, però è anche giusto, perché soprattutto nasce, questo lo dice il governo, per i net. Noi abbiamo migliaia di ragazzi anche in Liguria che non fanno un'attività formativa, non sono nel circuito di istruzione e non cercano lavoro. Mi viene finito fuori il sacco, giusto? Chiedo scusa. Quindi, soprattutto noi abbiamo persone che in questo momento non hanno fiducia o sono stufi di, come dire, aspettare di avere contatti, sono considerate persone invece su cui bisogna investire per età, e che è bene che cerchino lavoro e siano aiutate a farsi un progetto individuale. Ora, che da quanti posti di lavoro scaturiscano da queste misure, il passo è molto più lungo, va detto, perché qui si creano aspettative. Avete capito la preoccupazione mia, penso, no?
Ma noi comunque siamo nelle condizioni di rispondere adeguatamente a tutte le richieste che il governo ha fatto con questo piano. Sulle nuove azioni che sono state definite abbiamo bilanciato le risorse e siamo pronti a dare questa continuità. Però, come diceva Pippo, insomma, non è tanto la prospettiva del lavoro quanto di incentivare le competenze e quindi di dare maggiore opportunità nel trovare questo lavoro, perché sennò se fosse così semplice l'avremmo già risolto prima. Sì, ma d'altronde per questa straordinaria percentuale di disoccupati giovanili, cioè, bisogna che diamo un senso, che proviamo a fare qualcosa, no? Non so che proviamo, che riusciamo poi a fare qualcosa. Quindi... Beh, qui noi prevediamo un incremento di attività di formazione sui corsi annuali, biennali e triennali, soprattutto nelle fasce 15-25. Dove noi abbiamo delle ricadute su alcuni filoni formativi anche, come dire, significativi. Costruiamo ulteriori misure per i tirocini presso le aziende, riconosciamo ulteriori incentivi alle aziende che assumono attraverso l'INPS, abbiamo lasciato l'apprendistato perché era regolato in modo diverso e per rimodificare tutto perderemo un anno al Fondo Sociale Europeo. Chiunque si iscrive al sito entro 60 giorni viene chiamato e nei successivi 4 mesi deve partire un progetto. Abbiamo messo circa 4 milioni per sostenere le aziende pubblico-private che si occupano, degli enti, le organizzazioni no profit che si occupano di politiche attive, e abbiamo tra le altre misure immaginato delle azioni che oltre a questo matching consentano un'attività di autoimpresa e quindi di sostegno a chi, ad esempio, qui commercio e industria hanno sostenuto molto questa cosa, aprono delle nuove attività. Cioè, le nuove misure intensificano sulla fascia di età fino ai 29 anni tutte queste iniziative. Le province, quindi... No, secondo me era giusto dare un impatto, l'Europa l'ha chiesto, il governo l'ha deciso, le regioni stanno in una situazione in cui le province ci chiedono che fine fanno, perché gli uffici per l'impiego deputati a sta roba, ecco, sappiamo bene dove vanno. Volevo dire una cosa a tutti, ciascuno nella sua attività, ci pensi un po' se c'è un pezzetto che 10, 20, 30, 50, che attraverso questa garanzia giovani può dare un lavoro a un po' di gente, perché quello che ho detto anche è l'interesse mercantile. Però alla fine queste cose funzionano se tu hai un'idea, no? E là, come si chiama? L'Accademia fu un'idea. Non so se mi spiego, no? Allora poi se c'hai un'idea, finalizzi. Non so, da sociale a tutto, insomma, la difesa suolo, perché abbiamo visto l'esperienza dei comuni alluvionati, no? Poi alla fine eravamo noi quelli che eravamo licenziati, cioè bisogna che costruiamo delle idee che se partono, poi partono, insomma. È stato improvvisato il messaggio di questo progetto, sì, in maniera molto più lontana. Lo so. Quando è partito la chiara tutti così. Vabbè, insomma, avete capito, siccome questa è l'emergenza dei prossimi 10 anni, questo lavoro ai giovani, ognuno a casa sua, se lo immagini un po', Renzo, artigianato, non so, io, se i negozi del centro, faccio un esempio, adesso aprono stabilmente, diciamo, durante le domeniche e i giorni festivi, un programma, come dire, no, di implementazione dell'occupazione per far fronte a questo maggior lavoro, non lo so, insomma, ognuno bisogna che lo pensi un po', perché è veramente una... La mia esperienza è che questa roba funziona tanto quanto lo fai con le aziende. Certo, nel senso, ovviamente. Che i corsi biennali, ovviamente. Abbiamo 100 domande per corsi biennali. Quello che ho detto per l'esempio che ho fatto. L'Accademia. Ho detto anche a... Il bando degli artigiani è andato bene, poi vedremo che esiti avranno. E quando abbiamo sulla filiera del legno, io ho visitato un'azienda che fa legno per yacht e barche importanti, lavora in Francia, e quindi lui si sposta e ha aperto, come dire, un pezzo di azienda là,
perché qui non girano, e probabilmente lì tu hai un segmento su cui alcune unità le prendi, perché lui ha fatto un corso per lì, come artigiani, cioè. Vabbè, ok, siamo capiti, via. Assessore Paita, interventi urgenti di crisi provvisoria della viabilità sulla strada provinciale 51, di posa in opera, segnaletica sulla strada provinciale 51 a 63, questa è la concessione di pensione. Volevo dire una cosa, questa è la vicenda drammatica della strada del santuario, nel senso che una volta che c'è arrivata l'antimafia negativa, l'azienda calabrese ha impugnato anche il provvedimento, diciamo, alla provincia della prefettura di Reggio Calabria, e quindi diciamo siamo fermi di nuovo. Quindi non possiamo chiedere né all'impresa né all'altra di fare una sistemazione provvisoria, e bisogna dare 100.000 alla provincia, perché sennò questi fanno un'altra estate senza poter andare dall'ordinanza Monterosso. Adesso lo scoop che mi è venuto è questo, Paolo di Vernazza, meglio che mi astenga. Sì. No, mi astengo. Presenta astenuta. Sto a una cosa. Sì, sei giusto. L'avevo fatto la scena. Sì, totalmente clamoroso, che non credo. Che... Niente, no. Sono competente di come l'avrei portata. Sì, lo so, ma il problema è se mi devo stenere io. No, vabbè, siamo di fronte a una... Fatevi dare per cortesia, ma altro a tutti la memoria, perché... Quando Renzi mi ha chiesto alcuni esempi di cose che non possono funzionare, io ho fatto il bisogno. E niente, siamo... insomma, nel senso che antimafia non arriva, poi allora consigliamo lo stesso, c'è cioè il corso al TAR dei secondi, che è una sospensiva, c'è cioè un invio sospensiva. Poi dopo rinuncio a spensiva, allora noi vogliamo consegnare i lavori, arriva l'interdittiva negativa dopo 10 mesi, a questo punto chiamiamo i secondi per dargli la loro, questi qui fanno il corso contro la prefettura e chiedono la spensiva. Lì c'è gente che non può andare a casa, si sente male e muore, insomma. Perché oltre a collegare Vernazza e Monterosso, altro vediamo a sabato mattina, poi ci sono delle frazioni che sono sotto questa sabato. Vabbè, penso che si capisca che ho fatto, diciamo, obiettivo, insomma, mi astengo, dai, così, sembra il modo giusto. Va bene, naturalmente fai un comunicato, firmi solo tu. Che peraltro sei la presentatrice. Vabbè, è una cosa da matti, ecco, ma questo paese qui non vuole guarire. Adesso questa qui ha già portato le macchine da Reggio Calabria, deve immaginare, le macchine sono la ferme. Comunque ormai è evidente che per quest'estate nessuna delle imprese che ha partecipato a sta gara ci mette mano. No? Ancora... quello è impossibile, bisogna cercare di fare appunto questa sistemazione provvisoria, limitare il traffico e intervenire anche sulla 73, perché nel frattempo è venuto giù anche la 73. Dopodiché speriamo che, perché è chiaro che poi se perdono il TAR, qualunque sia il provvedimento del TAR, può andare a corso di Stato. Vabbè, insomma, bisogna che impedire che quella zona lì muoia e che abbia con tutte le sicurezze del caso, naturalmente, perché adesso hanno messo i blocchi di cemento, l'hanno bloccato, qualcuno non ha tempo a trovare i blocchi di cemento, le macchine ci passano in condizioni estreme o pericolo. D'altronde non è che uno per 3 anni può tenere una sola chiusa. C'è una storia del collega Vernazza a Monterosso nelle loro frazioni. Dopo un po' la gente si cazza, giustamente, perché anche loro nel loro piccolo, diciamo. Vabbè, è una cosa allucinante. Vabbè, dai, andiamo avanti. Allora, dell'assessore Rossetti, convenzione tra Regione Liguria, quale sua e aeroporto di Genova per lo svolgimento del ruolo di stazione appaltante? Abbiamo provato sia di giurisprudenza, sia abbiamo avuto un contatto informale con la Corte dei Conti. Va bene, cioè prevale l'esigenza, diciamo, sugli appalti. Sì, perché comunque si tratta di fondi europei, la regione ha il coordinamento di quella partita. Perfetto. Poi, magari ditelo che si è sbloccata, perché addirittura l'hanno... Sì, era
era quasi enfatizzata politicamente. Allora, no, enfatizzata che si blocchiamo noi che blocchiamo il Zen. Abbiamo avuto uno scopo di fare una verifica. Ho fatto una comunicata. Assessore Barbagallo, interventi da delegato dell'assessore Dall'Angieri, interventi del settore pesca acquacoltura, che finanziati dal Fondo Europeo per la Pesca, FEP 2007-2013, proroga dei termini per la presentazione di istanze sulle misure 1.3, 2.1, 3.3 per l'annualità 2014. Del Presidente, progetto di bilancio dell'esercizio 2013 dell'Agenzia regionale per l'energia della Liguria, ARE Liguria S.p.A. Ci sono tutte le tre che poi si riuniscono per il bilancio 2013, per il 2014 saranno già unite, perché dal 1 gennaio retroagisce. Va bene. Uffa. E poi sempre del Presidente, progetto di bilancio dell'esercizio di infrastruttura Liguria. E poi Arred. Bene, andiamo avanti. Poi questo, ed è poi un argomento dell'assessore Rossetti, partecipazione di Regione Liguria in qualità di partner al progetto Erasmus Best 2020, due economo strategico, school and training, economo 2020. Questo è un argomento in salto. Pippo, va bene. No, sono i processi di internazionalizzazione degli studenti. Bene, andiamo avanti. E poi un argomento in sacco, uno riscritto dell'assessore Briano, disciplina in materia di consorzio e di bonifica. Come questa cosa, sì, l'avete visto. Poi è un po' legato adesso anche al lavoro sulle province, perché... Quindi lo legherai a quella. Va bene, poi vedete la voce. Renate, chi è interessato? Allora questo rinviato? Sì. Oppure va bene, no? Sì. L'argomento? Possiamo passare. L'argomento rinviava, magari delle decisioni, faceva un quadro delle possibilità. Però dovevamo decidere come andare avanti e forse non so cosa. Non la proviamo. Allora, va bene. Finito? Allora, qui liberiamo turismo, facciamo il Pasqua di liberiamo. Dunque, mi dicono che ci sono stati fatti passi avanti discreti, cioè che la Vintemerata ha prodotto qualche risultatino, come dire. La parte generale, generalessa. E chi è che ci dice? Tu. Velocissima. Allora, in questo brevissimo periodo sono stati significativi passi avanti, perché tutti... Che vuol dire, scusa l'interruzione, che si potevano fare anche qui, troppo, immaginare. Vai avanti, scusa, ho sbagliato io, vai avanti. Adesso siamo a 60.000 lire. Da quanto siamo andati avanti? Siamo andati avanti 4, in pochissimo tempo. Ne fate in poco. No, 4 milioni in 10 giorni. 4 milioni. In 10 giorni. C'è una canzone che diceva, adesso parlo, se 4 milioni vi sembrano pochi, trovate voi a lavorare. Vai avanti. Se potessi avere... E quindi abbiamo raggiunto il mitico valore o no? Siamo a 2 milioni e 4 di 70 e ci arriviamo, perché bisogna considerare anche questo periodo spiegatissimo. Quindi secondo me, anzi sono assolutamente certa, che entro il 15 maggio noi arriviamo ai 70. Posso dire una cosa conclusiva di questa discussione? Ci aveva completamente ragione Alberto. Una volta nella vita, tutti avevano tolto, lei sola, lei era... Cioè, vogliamo ammetterlo o no?
quando tu fai al cortile poi dice che sono prestito io dando proprio delle robe a spot 2 milioni mi arrivano dalle infrastrutture ovazione vuol dire che l'hai fatto una madre. Io rispondo solo c'è già al mio poi mi arrivano 800.000 euro di cui quota fatto con 640.000 arrivano la prossima settimana da Area 24 come è stato chiesto al Ciro, che poi è sempre la lettera che hai anche qui. Quindi 4 milioni praticamente tutti io Però è da stabilire se vabbè dai. E ha mandato una nota il presidente di Area 24 anche per quel che riguarda l'utilizzo delle vai avanti. Quindi le scuole hanno lavorato moltissimo e hanno recuperato le scuole tutto il merito di Boitano, forse un po' anche di tutto, insomma hai detto frusto, io frustato. Per ora stiamo ancora aspettando i dati da FIRS, dovrebbe avere la settimana prossima, perché per ora siamo ancora al valore dell'altra volta, cioè i 170.000 euro. Stiamo aspettando adesso. Questo per dare proprio delle informazioni a posto. Ecco, stiamo lavorando con i colleghi per quel che riguarda il secondo, siccome appunto io sono assolutamente certa che in maggio riusciamo ad avere realizzato sul sistema quello che serve per la richiesta del quarto. Guarda sull'altro, fermati qui, aspetta, ascolta, l'ultima giunta di maggio, sì. Se non hai raggiunto l'obiettivo, lo dici un po' prima, allora facciamo un'altra intermerata. E per il resto dobbiamo correre per 86 milioni, per cui ad esempio una serie di colleghi, per cui la Rentale e altri stanno già facendo le proiezioni per i trattati del Magra, quando c'è adesso non si spende così tanto, ma per settembre. Quindi scusa, l'obiettivo è il 31 maggio avere la certificazione che consente la quota di spesa propedeutica alla certificazione. Sì, va bene, ma dai, si è capito, dai, su. Io sto appena fatto i complimenti, ti entri nel 20 giorni ci vogliono per la certificazione. Sì, ho capito, ma che consente di accedere al quarto conto, 23 milioni di euro. Quarto conto. Mentre l'obiettivo è avere il quinto 86 milioni di euro. E di raggiungerlo quando? Ottobre? Sì, sarebbe importante per questo, stare, per vedere quanto si muovono anche i progetti integrati di qualificazione. No, adesso dovete avanti gli assessori che hanno, diciamo, opere, sono tanti, sono entrato in questo novero anche l'assessore Rossi, soprattutto per lui, perché c'è simpatico, devono molto, come dire, stare attenti a questa roba qui, perché avete capito che un criterio dei prossimi FSC potrebbe anche riguardare la capacità di spesa. E quindi bisogna che noi, diciamo, ci stiamo molto, molto, molto attenti. Poi è l'ultimo anno, quindi bisogna stare molto attenti. Almeno la richiesta per arrivare al quinto, no? Se poi fossimo così bravi verso fine anno 15 di avere anche le carte per arrivare al sesto, sarebbe 23 milioni di più. Volevo dire ancora una cosa, dunque il 18 aprile San Martino ha fatto la richiesta per avere l'anticipo del 10% per la progettazione. Quindi io ho parlato con il collega Giovice della Sanità perché faccio più presto la delibera del disegno. Fa spesa, quella. Conta? Conta man mano che loro cominciano a spendere. Noi però dobbiamo impegnare il 10% perché lì è un progetto che sono 2 milioni e 4, perché è un progetto talmente grosso, articolato in tante fasi, che dobbiamo finire entro il 2018. Su questo proprio data limite, perché è un progetto che va in accordo di programma qua. Va bene. Abbiamo date più. Va bene, dai. Però adesso non mollate, adesso che abbiamo avuto un risultatino, non molliamo adesso,
lo dico agli assessori che sanno di avere delle, degli importi, non mollate. Va bene, dai, ti parti, hai recuperato un po'. No? Sì, ho una scheda che se vuoi ti lascio. La lascio a lei. Ok. Lascia l'ottima carta. Migliore. Va bene? Ci liberiamo? Grazie. Grazie. Vale sempre il principio che se ti fa piacere, noi siamo contenti che tu sia. Vale sempre il principio che se invece ti fa piacere, seguire. No, ah. Vabbè, adesso mi sembra cominciare la luce. Accendiamo la luce, sì. Pensavo che fosse un tuo, una tua indicazione, quella di lavorare luce. Lo so, però poi... Allora, adesso io vorrei cominciare a capire bene con voi, quindi, quanti ne mancano? Uno che però è aggiornatissimo, cioè Claudio, poi? Ah, perché poco coinvolto. Dunque, bisogna che noi capiamo bene questa partita qui, diciamo, del decreto 80 euro, che lo chiamano così. Allora, il decreto, beh, voi l'avete visto, insomma, no? Tante cose. Adesso, per quanto riguarda le regioni, alle regioni viene chiesto di contribuire per 700 milioni di euro, 777, insomma, comuni e regioni. I 7 sono divisi in maniera un po' più favorevole per le regioni come la nostra, per capirci, ordinaria, nel senso che sono 500-200 e non è proporzionale, giusto? Sì. Sì, e non è proporzionale agli abitanti, smazzolano un po' di più con le altre. Ora, il problema è, quest'anno, ma il fatto è che questo tipo di manovra ha poi una dinamica nel tempo, perché alla fin fine poi la ragioneria e anche con molta attenzione il Presidente della Repubblica hanno posto una serie di limiti, di cautela, non so come dire, no? Nel senso che il provvedimento quest'anno vale per 8 mesi, mentre il prossimo anno lo vogliono fare ovviamente per 12 mesi. Quindi vuol dire che costa esattamente il 50% in più. Punto primo. Il provvedimento quest'anno si giova di alcune manovre straordinarie, tipo le cose di Bernieschi, per capirci, no? Volevo dire per capirci, che ovviamente è una tantum, no? Punto terzo. Provvedimento non usa, diciamo, lo sforamento, il margine 2006-2004, non usa, che il collettivo non può dover rientrare. Il governo chiede di differire di un anno il fiscal compact, ma dal prossimo anno deve fare un decalage sul deficit, quindi vuol dire che c'è bisogno di altri soldi. Insomma, ci siamo capiti che il meccanismo qui è che, a parte l'operazione IRAP che è compensata dal 26% sui proventi di natura finanziaria, esclusi per lo Stato, ma compresi i conti correnti, se questa dinamica va avanti, lo dico soprattutto a chi si metterà ancora con la funzione del settore regionale, è difficile che il meccanismo riguardi una progressiva e ulteriore contenimento della spesa pubblica, che potrà essere in parte indolore per gli effetti positivi che abbiamo spread, e quest'anno sono molto di 3 milioni, 3 milioni e mezzo, 3 miliardi e mezzo. Quindi vedete che più o meno la base è 84, insomma, quindi siamo almeno 80 e mezzo. Ora, le emissioni stanno andando benissimo, però che solamente questo dia risultato è impossibile. E quindi è evidente che bisogna immaginare di avere a che fare ancora per un po' d'anni, forse avere anche pochi, un'operazione molto attenta sulla questione spendere.
Ora, io vorrei che noi però affrontassimo questa questione in due modi. Una è la questione spending vera e propria, un'altra è una cosa di un'altra serie, ma perché non usate il silenzio, non si può. E ogni tanto l'ho silenzionato. No, perché ne ricevessi uno all'ora, ma diciamo una posizione continua. Comunque, se ci volevi far sapere che ne ricevi tanto, abbiamo capito tutto. Adesso mi sento. No, no, io no. È tuo figlio di smettere. Che se l'obiettivo era quello, abbiamo capito tutto. Va bene. No, io poi però volevo, soprattutto a Pippo e a Claudio, chiedere di essere molto attenti a una serie di questioni che non riguardano spending, ma qui io tengo molto, e che riguardano, come posso dire, la trasparenza. Cioè, noi finora siamo stati molto attenti e molto bravi, ce lo riconoscono, in tutta una serie, ci hanno anche premiato, no? Con 8 milioni. Eh? 9. Allora, io su quelle cose lì, che non costano niente, vorrei essere un po' più inappuntabile. Anzi, se è possibile, farlo prima che ci sia la scadenza. Naturalmente, e questo chiederei a Enzo di lavorarci su, bisogna lavorare con la fantasia di chi vuole avere personalmente, non so, ma chiedo che diciamo, anche un'azienda, oppure fa direttamente più potete, insomma. Cioè bisogna che su quella roba lì sia, noi siamo velocissimi. Anzi, mi piacerebbe dire che dal 5 marzo... Abbiamo vinto il corso. Ah sì? Bene. Però, via. Il corso. Cocchi? Nel senso che io vorrei, io poi non ho più tempo di leggere queste carte, ma bisognerebbe che faceste magari voi a noi una noticina, diciamo, con i punti. E io vorrei dare questa parte, tra virgolette, normativa, la stessa importanza che diamo a quella finanziaria. Chiaro? Perché ora chi non si è messo in regola, poi alla fine, chi col Piemonte, va a sbattere, no? Non c'è niente da fare. Poi è vero che uno viene dimesso per altri motivi, vince un altro, se ne lega un altro, ma comunque il marchio poi su chi ha fatto i casini rimarrà, cioè, no, siamo capiti, non adesso senza filiere anche su, perché... E quindi non so, diciamo la giunta del 9, Peter Cloud, fateci, che nessuno di noi può accendere la possibilità di, cioè, a parte i milioni, gli N punti, non dico anche gli uffici, i vostri, no? Anche la segreteria generale, cosa si deve fare per essere, no, possibilmente anche prima che sia obbligatorio, 60 giorni, non ci sono 60 giorni, per una serie di... Per esempio, le spese online, non è che ce ne frega, mettiamocene, no? Non so di... Perché per spesa qua si intende l'impegno e il pagamento, no? Tutte e due? Cassa? È l'impegno. L'impegno. Poi il tetto che ci hanno ridotto, ce lo hanno ridotto in termini di patto di stabilità non compatibile, che quindi è un misto tra competenza e cassa secondo gli obiettivi. Comunque da qui al 9 ce la fate a dirci cosa dobbiamo fare e può darsi che alcune cose noi facessimo già. No? Stiamo già facendo, tant'è che abbiamo già fatto, l'amministrazione generale ha già fatto una quantificazione di massima dell'ulteriore diciamo, riduzione che deriva da 66. Ed è poca, ma è poca perché quantitativamente noi appunto avendo già fatto tante cose negli anni scorsi, quello che rimane è poi, ecco di. In sintesi, tipo Claudio, come volete voi, a parte i soldi che parliamo un attimo adesso, ma cioè, vabbè, le spese online, vabbè, chi si intende, cioè, tanto sono atti pubblici, quindi devi solo mettere sul sito, no? Un po' a modo ordinato, no? Ci mancherebbe altro, questo mi sembra persino doveroso. Ma poi cosa sono le altre cose che ci chiedono? A livello di trasparenza, sì. Ma più che altro il decreto si concentra sulla questione crediti della pubblica amministrazione, quindi cioè, appunto tutta la questione piattaforma che noi già stiamo seguendo, però il
problema diventa che sono anticipate tutte le tempistiche della fatturazione elettronica e della tenuta del registro delle fatture, che addirittura viene anticipata il 31 luglio. Non nascondo che questa anticipazione ci crea qualche problema, perché dire che al 31 luglio siamo pronti con il sistema informatico per la tenuta del registro, poi ho capito, che però bisogna chiamare da te sì e dire questo è un must. E poi c'è l'anticipazione della fattura elettronica che viene, dove era prevista, era già prevista, ma nel 2000, a fine 2015 invece viene anticipata il 1 marzo del 2015. Vorrei farvi notare che noi abbiamo una convenienza estrema che funziona questo meccanismo, perché una parte delle entrate coprono i costi del decreto, è l'IVA generata dall'accelerazione di pagamento, 5 miliardi insomma. Sono 8 miliardi e 7 che però sono previsti di cassa 5, perché la tempistica dei pagamenti loro hanno stimato che non assorbirà tutto l'incasso. Quindi vuol dire che siccome poi quello che non incassano se lo vengono a prendere con noi, diciamo, se si in Italia, a noi conviene molto, diciamo, fare questo. Chiaro, non ho letto il decreto, ma lo riconosco, anche ma ho letto tante cose che più o meno pare. Siamo tirati un po' tutti il decreto. Sì. Vabbè, veniamo ai 21. Ora ai 21. Dico 21 perché si immagina di più, eh? Eh sì, 3% di 500. Io immaginavo 5. 3% di 500. Hai detto prima che l'anno di 700 in 500. No, no, il nostro quota d'accesso, se consideri il giorno straordinario, non è più di 3. No, nel senso che la battaglia sarà una dura battaglia, anche perché in questo decreto per la prima volta è stato inserito come criteri, due criteri che il Ministero applicherà nel momento in cui le regioni non arrivassero a un accordo, e che sono attinenti al PIL e al numero di abitanti, della popolazione. E questa roba è abbastanza dirompente, perché insomma, capite bene che alcune regioni se fanno i tagli in relazione al PIL, non hanno delle basi. Antonio, scusate, una regione che ha tanto PIL c'è anche tante entrate fiscali, no? Sì, siccome noi ci abbiamo provato qualche volta, ci hanno detto allora anche il fondo sanitario. Però diciamo che parliamo tra i 15 e 17. Parliamo tra i 15 e 17. Ecco, ma una domanda, ma siccome ho visto che va per la maggiore indicare come spending le comunità volontarie, no? Chi l'ha già fatto? No, noi siamo stati citati da Cottarelli, la regione Liguria nelle slide di Cottarelli. C'è quello che te l'ho chiesto, perché ci ha citato. Sì. No, ma in realtà i criteri tengono anche conto delle performance ottenute, ma più che altro a livello di rispetto dei 30 giorni del pagamento, cioè la velocità del pagamento delle fatture, che sta tenendo in considerazione. Quindi diciamo che un minimo di occhio a qualcosa che è stato fatto per la prima volta c'è. No, infine. Bisognerebbe che i presidenti assumessero ulteriori criteri. Ma sono previste riunioni ancora? No? Sì, perché le regioni devono ripartire entro il 31 maggio tra loro e 500 secondi. Sì, sì, ma sono già fissate le riunioni dei presidenti del mondo. No. Non è arrivato. Però sarebbe questo primo ponte. Dal 5 in poi. Vabbè, dopodiché, per completare le informazioni, poi sentiamo tutte le. In sostanza il tentativo che stanno facendo Lorenzin e assessori è quello di individuare alcune partite di grossi acquisti, se capisco, in cui realizzare forti economie di scala con grossi acquisti. Si detta di consiglio così. Perché è evidente che se dovessimo tagliare 15, 20, le voci grosse, sanità e scuro, sono il personale in cui siamo tra i meglio d'Italia. I meglio. Anche lì si può rifare poco. Sì, va bene. Tutti i meccanismi incentivanti per pensioni.
credo che sia Giosa, no? Eh? Posta, hanno un posto immediato, poi la comunque sul personale siamo molto bravi, il TPL capite bene, ma no, sono fatto di qualità, il sociale. E se togli questi tre settori, sanità e scuola, cioè sociale, personale e TPL, no, ma se voi pensate che abbiamo messo 6.000 euro per i beni mobili, che se per caso si rompono tre sedie e due tavoli, ti togliamo la sedia. Io devo dare la sedia del mio ufficio. E quando la minoranza, questo che dicevo che è la prima a essere messa a disposizione. Sei seduto, si rompe quando ti siedi. Quindi non c'è quella di Quintino Sella, no, c'è quella sedia ancora. Però Switch Stand ti aiuta un po', Filippo, ti aiuta un po'. Si potrebbe dire che bisogna fare una tua di magari obbligatoria per evitare la rottura. Che poi fai anche bene, eh? Sì. Anche al sistema sanitario regionale. E io Lorena è nata. Già. Io l'ho rinata. No, tu devi fare una potresti costarci anche tu. Facciamo tutte e tre. Anche tutte e tre di bambini. No, voglio dire, ci sono delle, purtroppo, cioè purtroppo, più restringi la forbice, poi meno grasso c'è da togliere, perché su alcune situazioni siamo anche veramente, se riusciamo a informatizzare, secondo me possiamo. Poi c'è una grande questione che io lancerei, iniziare veramente a discutere sugli uffici quali pezzi di macchina del consiglio ritornino a casa, perché lì... Ma scusa, Boffa, poi cosa ha detto? È d'accordo? Boffa, secondo me, ha altre cose in questo momento a cui pensare. Appena passata questa boia, perché lì possiamo fare dell'economia di scala, liberare delle unità operative capaci che possono andare altrove e ridurre un po' di costi. Ecco, tenete presente che senza entrare nel merito, la discussione diciamo si intercerà con il discorso provincia, ovviamente. E quindi più noi, come dire, rimaniamo adesso, meglio è. Siamo capiti, no? Comincerò da domani. Comincio da sera. Oggi pomeriggio. Da stasera. Da domani, dai, c'è la gente. Vabbè, Moreno. Allora, vediamo un po'. Ci sono cose da aggiungere, cose che nei vostri pezzi avete visto. Diciamo. Su questo se posso dire una cosa che non si spiego, però comunque così, che ci aspettavamo sui 560 milioni di contribuzione di assalto della finanziaria delle regioni, quella che era nella legge di stabilità, un passo del governo, perché avevano in qualche modo preso l'impegno di questa cosa una volta che avevano valutato che le regioni comunque avevano fatto dei sacrifici maggiori rispetto ad altri soggetti della pubblica amministrazione. Anche in questo decreto assolutamente i 560 milioni sono rimasti e in questo è un totale dei. Credo che sia difficile, ancorché le regioni abbiano posto come condizione per l'approvazione del decreto legge 16, quella di vedere ridotto i 560 milioni di tagli, Io volevo segnalare che tutto quel discorso che avevamo fatto di razionalizzazione delle spese, delle missioni, dei viaggi nostri, ma anche del personale, eccetera, poi non è più successo niente. Siccome da gennaio doveva esserci un nuovo sistema messo a punto, siamo a maggio. Segnalo così. Adesso, per essere noiosi, diventando anziani. Bisogna metterci in mano.
possiamo adesso quando una poi c'ha un compito, seppur come dire, per esempio, a queste glorie immense di sedere a questo tavolo anziché a quello di dietro, che sono solo una cosa, però le toccano anche cose, diciamo, metti sotto balocco. Ormai i voli sono arrivati a c'era questa convenzione con l'Italia, in treno questo del volo è anche una strofinaggia. Se avete bisogno vengo una volta, andiamo a voi, adesso stanno non so, adesso forse bisogna in quel caso aspettare, forse concludere questa vicenda con i tiranti. Chiaro, no? Però forse poi chiediamo un incontro, facciamo una cosa. Perché insomma noi non abbiamo competitor, che succede? Non abbiamo il clavù, abbiamo una sorta di pochissimi paesi. Magari appena hanno un nuovo vertice, siamo, andiamo, ne parliamo. Tanto non solo per noi, vuol dire, per i cittadini. E poi però anche. No, devo dire che sugli alberghi ormai immagino che tu facciate ormai sono più 100 euro così. No, sono aereo gli aerei alto girate sul decreto. Possiamo fare il calendario di maggio un minuto delle imprese? Vai, già che ci siamo, perché io ho il 23 che verrebbe allora San Lorenzo, 23 maggio. Perché poi così diciamo a Alberto, 23 maggio viene Perotti per... Il 9 viene... Il 9 lui ci aveva fatto. Andiamo a basta dire il 7, no? Il 7, no? Posso dire la prima di quell'altra Covin? Il 30. Il 30 cose. Scusate, questo fatto qui che adesso tutti vogliono venire, anche se non sono in ordine, però è un segnale. Allora, il 9 verrebbe film commission. Nel senso che faremo come argomento strategico la film commission. Allora. E come imprese, il gruppo di 70 posti di lavoro, però da nulla, insomma. Poi il 16, non so come si chiama stasera. MG Città, il gruppo MG. MG. Il 23 San Lorenzo. Il 30 Covid. Covid, vedi dei caffè, raccontare a buona. Abbiamo un mese prima. Oh, poi se alla fine dell'anno fosse qualcuno più che vuol venire, ne facciamo più 52. Vediamo. Volevo dire una cosa, già che siamo gli argomenti di questa attività, noi facciamo la Free Commission. Il 16 Renzo, so che è una breve delicata, ma vorrei che Renzo e la dottoressa Draco, che portassimo le aree urbane, che pesa aree urbane. No, delicato nel senso che erano fuori percentuali molto diverse, poi lo diamo, insomma. Voi sapete anche a cosa mi riferisco e naturalmente io spero l'ho avuto bene, ecco. Però la diamo, poi la aggiorneremo ogni tot, insomma. Poi vabbè, poi ne ho... Così, perché insomma, Alberto ci sollecitava a farlo lavorare con un po' più di programmazione che non un po' più, Questa volta anzi ringrazio Renata e la professoressa Minervini che proprio in pochi giorni mi ha messo su. Perché la cosa comunque sta funzionando, Sta funzionando, alla fine avremo un quadro abbastanza, anche di queste schede, insomma noi questa volta ne facciamo 100 di queste schede qui, Cioè, secondo me non si immaginava che ne avessimo 100 per lui da milione in su. O diciamo che finiscono quest'anno o che proseguono, che cominciano, sono tanta roba. Va bene, poi volevo vedere le altre cose legate al governo, poi chi si deve sentare per fare. Ho visto che verrà in giunta il
studio di fattibilità o dell'ipotesi del, dello studente del nuovo, però io non ci sono, non posso, semplicemente questo mi dispiace. Non ce la fai? Vabbè, chiede a Claudio se può farlo, 16. Okay. Credo che ci sia proprio un problema. Ci teneva molto, però chiede un attimo. Okay. Tu non ci sei tutta la giornata, no? Beh, parli un attimo, perché il problema che lui l'ha un po' annunciato. Vedi un attimo, a meno che non si faccia, a meno che non facciate un incontro, perché lui ha fatto proprio un annuncio pubblico. Ascoltami Matteo, a meno che non facciate un incontro voi, mi ascolti un attimo Matteo. Che non faccio, facciate un incontro voi, che se tutto va bene, allora poi. Vabbè, comunque vedi tu con lui. Poi. Dunque, poi volevo vedere un attimo le altre cose, perché dunque abbiamo visto il decreto di 80 euro, e va bene. Abbiamo visto più o meno garanzia giovani, no? Ci siamo almeno intesi, sono qui, noi andiamo avanti, non siamo lì. Sì, ma lui aveva detto che due sole regioni. Due sole regioni hanno finora firmato la convenzione. Noi quando firmiamo? Non so che anche domani, non so. Ci sono andato dei tempi. Comunque siamo in tempo per garantire tutte le azioni da domani. Poi io non ho capito una cosa, adesso me l'hanno chiesto anche stamattina Giovanni, non so Giovanni, quindi oggi sono. Ma queste lettere che i sindaci hanno scritto a Renzi sulle scuole, adesso che cosa producono? Parla sinceramente, non ti preoccupare. No, lì. Io credo che abbiamo notizia che alcuni comuni hanno scritto, tanti comuni hanno scritto. Cioè... Ma lui cosa vuol metterci? Soldi europei del sud? Non si è ancora pronunciato su questo, anche ieri ha dato notizia, è stato comunicato sulle scuole. E ha detto che le prossime saranno le scuole, però non ho ancora fatto. Da una parte allora, c'è un problema di 2 miliardi di euro fermi di vecchi progetti che non sospesi, non sono resi finanziati. Quindi ci sono graduatori anche fatte. Già, no, scusate un attimo, un gruppo di assessori, vabbè, tanto poi. No, stai. Cioè, adesso non so, Bagallo, scusami. Giovanni. I nostri uffici stanno sul lavoro. Ma ho capito, ma volevo essere sicuro che se io pari assessore, poi è chiaro che voglio mettere usare i vostri uffici. Boitano, Guccinelli, se in qualche modo poi almeno per il sud intendono fare, no? Riferimento in fondo. Rossetti, che comunque sarà molto interessato a conoscere le scuole e comunque poi alla delega, diciamo, generale. Quindi. Cioè io vorrei che, cioè, insieme ai loro uffici, cercassero un po' di capire, perché tenete presente che poi c'è un grande tema trasversale, che sono i 30 miliardi di fondi europei per il Sud. No? Non so, se per esempio ne prendessero un po' per fare una valanga di ristrutturazione delle scuole del Sud, una cosa santa, no? Se non spendiamo queste cose qui. Vabbè, insomma, siamo capiti, questo è il tema. Sì, il tema è quello per vedere se tutte queste relazioni. E noi abbiamo dato dei numeri oggi che ti pregherai di ripetere, ce l'hai qui. Sì. No, i numeri sono. Forza nostro, stato nostro. È stato 5 anni, scuola in cui siamo intervenuti. Considerevole. Numero? E quindi 71. Siamo intervenuti in 71 scuole per un importo di 48 milioni. Quindi è un importo sicuramente importante che sono state fatte. Quindi. Particolare su avvestimenti per le architettoniche, su l'amianto, su tutte queste cose, quindi è un interesse significativo. Ho detto anche. Sì, se, lo fa per tutti in elenco. Sì, beh, ce l'ho portato in mano. L'ho detto anche in conferenza stampa, lì perché è uscito un numero per quanto riguardava quella scuola, che c'era un problema. Vabbè, sono un povero ragazzo che ha detto il 30% di scuole. Hanno barriere architettoniche, in parte è vero, ma non è proprio così, perché in caso di quel ragazzo lì le barriere architettoniche sono battute nel senso che un montascale c'era, lì il personale si è rifiutato poi di utilizzare il montascale, però in qualche modo la soluzione c'era. E ce ne sono tanti di questo tipo qua, comunque ci sono anche tante ancora scuole che sono edifici storici così chiamati, che hanno difficoltà anche all'abbattimento, quindi dobbiamo lavorare perché
questo numero dei 30% che è stato detto nel giornale l'altro giorno, siamo più vicino al 20 che al 30, quindi siamo imposti anche dalla classe di vabbè, adesso avete capito che l'impostazione di Renzi è stata un'impostazione molto filocomunale, no? E in questa cosa qui ci sono diverse motivazioni, la sua origine, diciamo, e poi un momento non brillantissimo della regione italiana, insomma. Per usare un adesso per segretario che veniva la presidente. Sì, anche sì, però voglio dire, in questo ciclo qui, a parte, diciamo, le spese false, insomma, hai avuto la vicenda Lazio, la vicenda Lombardia, la vicenda Piemonte, la vicenda Abruzzo, che adesso va al voto naturalmente, ma insomma dopo, la vicenda Basilicata e la vicenda Calabria. Cioè, diciamo che per quanto noi siamo tutti bravissimi, scusate, scherzo naturalmente, oddio, ma non ci siamo comportati veramente. Allora, questa vicenda qui ha avuto molti riflessi, perché la vicenda Senato federale di cui ora parliamo, perché vi devo dire una novità, risentiva molto del tentativo, diciamo, suo di crearsi una sponda forte con 8.000 sindaci italiani. È talmente evidente, non puoi manco dare il tuo torto, no? Perché appunto, parte delle spese parte che sono la cosa principale, abbiamo avuto un ecatombe di presidenti di regioni, no? Non fa paura, non so, poi speriamo che dal prossimo anno ci sia anche un quadro un pochino più. Comunque adesso però il tema di recuperare, penso, anche un ruolo regionale nella programmazione dei beni scolastici mi sembra un tema abbastanza ragionevole, no? Anche per quello raccolto con strumenti nostri, no? FES, FAS, FSC, insomma. Quindi vedetelo un po', voi tre, cercate un po' di capire. Poi la questione lavoro, vabbè, il decreto alla Camera è andato, c'è molto casino sul Senato. A me sembra che sia un decreto che va abbastanza bene, non so, pensate voi che siete più esperti di me. Poi vedremo come va al Senato. E l'ultimo tema, ecco, poi non ce ne sono ancora due. Dunque, poi c'è il tema Senato. Adesso, vabbè, avete visto tutta la novità politica, l'avete visto, no? Cioè, i fatti politici rilevanti sono il PD che prende un disegno di legge alternativa a quel governo di cui fa parte sul Senato. Cosa volete che vi dica? Tanto neanche con l'ultimo arrivato, tanto sono cose note, quindi. E poi probabilmente anche, come dire, con la sponda di queste iniziative qui, un atteggiamento di Berlusconi salta al banco. Ora, io ho detto un po' di cose anche in interviste che ho fatto ieri, che adesso questa partita qui va chiusa, no? E va chiusa positivamente. Io poi, per esempio, non so cosa pensi Sergio di questa vicenda qui. Lo sai? No, no, nel senso che vuole ridotto e vabbè, anche se considera un passo avanti, se tu stamattina questo passaggio al fatto che una serie di consiglieri diventano regionali, diventano senatori fissi appartenenti. Ma cosa vuol dire? Mi hai capito questo. Cosa vuol dire? Che di mestiere fanno solo quella, perché chi ci rimane a fare consigliere regionale? Siamo alcuni farebbero no, no, sì, no, capito, sì, no. No, ci sono due ipotesi, una che ci sia una lista a livello regionale che viene eletta contestualmente al Consiglio regionale, ma secondo me non funziona e non la faranno, perché siccome questi soldi devono essere a carico delle regioni, il mantenimento di queste persone al Senato, il compenso sarà pagato dalle regioni, come possono le regioni pensare che riducono una come la nostra a 30 e poi torna a 36 per mantenere 6 a Roma? Però è anche vero quello che dice il Presidente, che se siamo 30, saranno 30, così saranno. Se siamo 30 e un po' faranno, siamo 31, uno fa il Presidente,
non è che saranno tutti esperti, assessore, penso, no? Arriverà, diciamo, a 27, 26, cosa se mai siamo 7 persone, no, siamo 7, no, 3 o 4 persone a Roma, 3 persone a Roma. Ma poi c'è una cosa in più, ma com'è possibile? Cioè, cosa vuol dire? Che loro pensano che si faccia Senato, Camera, 4 mesi, Senato e Camera in, da qui a Natale? Oppure penseranno che in prima battuta sono designati e poi saranno eletti? Ma una transitoria oppure... No. Sai, la prima però si dicono che il consiglio voti. Ecco, ma questo cosa avete capito? C'è stato il vincolo, secondo me, che deve essere presente la giunta, presidente del consiglio regionale. Prenderanno quei vincoli lì, ma sono comunque sono persone in più rispetto a che si eleggono contestualmente alle elezioni. Questa è l'ipotesi B. Ma se sono in più, la spendi la farsi benedire. Quello che ho capito è che tutto è a carico delle regioni. Sul viaggio la permanenza il Vito Lollò. Ma che questo per forza. Ma questo cosa vuol dire? Che non ci sono più i comuni. No? È questo che non riesco a capire, questa ipotesi qua. Non si parla più di nessuno. Comunque c'è un seminario a cui sono attendute anche io, forse tutti i membri della direzione, anche del. Sì, certo. Allora, io ho avuto una richiesta. Io non so come è andato l'incontro stamattina di Renzi con Zanda finanziario. Dunque, io ho ricevuto una telefonata dalla Boschi. Io non so com'è il. Quindi, evidentemente, sono i membri della direzione. Non è male una telefonata dalla Boschi. Adesso lasciamo perdere. Io però il 5 non ci posso andare, ho appena montato una roba che si ravviso mi ammazza. Sì, vabbè. Quindi non so, magari puoi sentire un attimo tu, vedere se. Anch'io ho detto che non so. No, ma dico, ma magari deleghiamo uno, anche se non è un membro della direzione, che ci va, insomma, non so. Perché io credevo che fosse una cosa dei presidenti, se dici così allora forse è più d'accordo alla direzione. E ai membri della direzione, io ho chiesto, quando sono stata chiamata. Ma quindi alla direzione, cosa vuol dire? I membri della direzione, come della direzione? Probabilmente saranno i membri della direzione più altri altre figure. O forse i membri della direzione che hanno... O che sono dei consigli regionali. Potrebbe essere. Sì, vabbè, la puoi verificare un attimo, questa cosa. Sì. E vabbè, poi, tra l'altro poi ho scoperto che molte regioni proprio hanno fatto quel consiglio. E il paese effettivamente è cresciuto, eh? Il fatto mediatico. Scusate, adesso. Vogliamo non fare battute per 5 minuti. Ma voi pensate che sia giusto, streaming o non streaming, lo dico lo stesso, che il Consiglio regionale non abbia una discussione su una materia di questo genere? No. Mi sembrerebbe... Fatto una discussione che partiva da un documento congiunto fatto dai Rani e anche dal Presidente dei Presidenti dei Consigli regionali. Adesso ne parlerò a Michele, ma a me pare che... Cioè, ci vorrebbe un momento in cui, non so, penso lui... quando abbiamo le idee un pochino più chiare a questo punto, o in un consiglio formale, o in un UPI, non so. Forse lui è Dio, vorrei dire, no? Perché poi ci sono due soggetti che stanno discutendo, il Presidente della Giunta e il Presidente del Consiglio. Facciamo un'illustrazione del punto in cui siamo arrivati. Dopodiché, ammesso che non è che cambieremo le sorti noi, però insomma, io da consigliere regionale vorrei avere una volta di fronte. Ognuno dà il contributo che sa parlare. Non è che fa il salto delle regioni senza che la nostra regione discuta mai. Scusate. E va bene. E poi c'è un ultimo. E va bene, quindi già capire questa cosa del 5. Io ho scritto Boschi, poi vediamo. E poi c'è un ultimo punto. Ma sulla casa invece, il provvedimento cosa dice? Lì è il decreto legge 47 del 28 di marzo, no?
io faccio un sunto veloce, ma mi passerà la parola. Sì. Cioè, sul provvedimento sulla casa, no? Che in quel momento parliamo, poi discusso il nostro coordinatore, chi è? È l'assessore Berlinguer della Basilicata, figlio di Luigi Berlinguer. Ah sì? È stato un assessore esterno della regione Basilicata, della nostra... abbiamo fatto una conferenza l'altro giorno, e abbiamo dato un giudizio positivo su questo, chiedendo poi alcune modifiche. In particolare l'articolo 1 sul fondo affitti. Sul fondo affitti per quest'anno metterebbe una certa cifra, che non è le cifre che venivano stanziate alcuni anni fa, però per quanto ci riguarda sarebbero circa 3 milioni. Quindi 3 milioni è sempre comunque una cifra sicuramente non sufficiente, ma in qualche modo ci dà una mano, e quindi potremmo distribuirlo tramite le agenzie, ma soprattutto anche tramite i comuni per questa necessità. Quindi la stai seguendo? Sì, sì, sì. Giornalmente, sì. La morosità incolpevole, nuovamente qui, che è una cifra che abbiamo assolutamente bisogno, di morosità incolpevole, che nella sua regione non ha livelli altissimi, però è sempre una certa consistenza, e prima erano più le regioni più alte. Adesso se la stanno assorbendo tutte le aree, perché noi la regione non abbiamo, altre non ne hanno, e quindi se la stanno sopportando tutte. Per quest'anno ci sarebbero 1.100.000 dal governo, della mosetta incolpevole, per quanto riguarda la nostra regione. Per quanto riguarda invece l'articolo 2, parla delle locazioni, anche lì soprattutto si concentra sul canone concordato, che poi lo dirò dopo, però riguarda il canone concordato, la tassazione passa dal 15. Questo è andato. Sì, sembra di chiudere. Ma devo fare una cosa veloce, poi facciamo quella diciamo, infatti che diciamo, io ho capito che...